Allora, adesso abbiamo il piacere di collegarci telefonicamente con Luis Vinicio, ex attaccante e allenatore del Napoli. Buonasera. Buonasera. Buonasera, Salve. mister. Ecco, vorrei subito che con la sua esperienza ci potesse un po' parlare di questo momento del Napoli, che viene ad affrontare due squadre impegnative come il Parma, ma soprattutto con il Liverpool. Come vede questo momento del Napoli? Le è piaciuto contro il Brescia? Naturalmente il momento, diciamo così, dopo questa vittoria è sicuramente positivo. Naturalmente si spera sempre che la squadra possa andare sempre Ecco, anche sotto il profilo tattico, le piace come gioca questo Napoli? sono dei momenti quando in questi ultimi tempi ha trovato magari le Liverpool in casa come il Milan, sembra che i ragazzi avevano una certa, non dico paura, ma è come si può Un po' dire, di timore, timore reverenziale. cercavano un pochettino, no? Cercavano dei nomi o del nome della società o nomi dei giocatori. Poi naturalmente quando trovano senza queste paure la squadra va bene e naturalmente hanno anche dei risultati. E questo che voglio dire, bisogna che a un certo punto veramente si mettono in testa che sono forti, che possono contrattare chiunque. Bene, mister, lascio le domande dello studio. C'è una domanda per lei da parte di Vincenzo Letizia. Innanzitutto un grande piacere di sentire il mister che abbraccio e poi volevo fare questa domanda a mister Ruiz. Secondo lei perché Mazzarri utilizza così poco il turnover? Vorrei mettermi nel panni di Mazzarri perché a un certo punto, sai, l'allenatore deve avere anche una convinzione al 100% sicura per fare certe scelte. È questo che naturalmente può darsi il suo problema, che in questo momento lui pensa che una squadra sia ben protetta con certi elementi. A Altri elementi devono aspettare un attimino certe altre valutazioni. gennaio. Certo, mister. A gennaio qualcosina a suo modo di vedere si dovrà fare, no? A gennaio qualche operazione di mercato, soprattutto in entrata, magari uno in difesa e uno in attacco dovrà essere fatta, non trova? Un'abitudine, diciamo così, che quando c'è un mercato bisogna per forza pensare sempre a se effettivamente si trova dei pezzi che possono migliorare, allora sì, la cosa può essere fatta. Non andare a cercare perché c'è il mercato. Non comprare tanto per comprare. Mister, una domanda anche da parte di Alfonso Benevento per lei. Sì, mister, innanzitutto buonasera, piacere di conoscerla Buonasera. telefonicamente parlando, ovviamente. Proiettandoci in avanti, doppio impegno del Napoli in questa settimana in Europa League contro il Liverpool e poi domenica con il Parma. Le chiedo due pronostici, insomma, secondo lei come finiranno queste due partite? Io dico questo, che a Liverpool ci sarà un campo di prova veramente eccezionale su tutti i punti di vista. Vedere la maturità della squadra, perché l'inglese, principalmente il tipo qui in casa, è veramente spaventoso. E se loro arrivano e dimostrano effettivamente una squadra che può assolutamente tentare di fare i risultati, giocare bene, è già una prova molto molto positiva. Poi in casa, cioè quando verrà il Parma o il Napoli che va a Parma, sono quelle squadre che Napoli sta dimostrando che quando trova queste squadre si trova molto bene. Spero che continui così. Va bene, grazie. Mister, un'ultima domanda per lei da parte di Simone Spisso. Mister, buonasera. Buonasera. Le chiedo se a suo parere questo Napoli sia competitivo anche per la Champions League. Sappiamo che Napoli è una piazza ambiziosa. Lei come la vede quest'anno?
Napoli è una squadra che con il mio tempo ci siamo affacciati molto velocemente, però quando c'è stato il momento di Maradona, Napoli ha avuto dei momenti importanti sia in campo europeo sia in campo italiano, e questo la squadra, cioè la città aspetta che questo momento ritorni, e tutti qua auspichiamo che questo momento arrivi subito. Bene mister, io la ringrazio per questo suo intervento e le do appuntamento allora a risentirla. Senz'altro, un saluto a tutti. Grazie mister. Grazie mister, buonasera. Arrivederci, buonasera. Arrivederci.